Ben ritrovati con un'altra puntata di A Tu per Tu, questa settimana con una donna, sempre uomini abbiamo, Donella Mattesini. Buonasera allora, a tutti. Cosa possiamo dire su Donella? Beh, insomma, la sua storia politica credo che la conoscano in tanti, ovviamente Partito Democratico, assessore, parlamentare, insomma una carriera politica sicuramente di lunga data. Se mi permetti, Donella, intanto diamoci tranquillamente del tu, perché tanto lo facciamo piacere. Anche fuori dalle telecamere, molto incentrata sui temi del sociale, no? La tua attività è sempre stata un po' quel filone lì, è sicuramente stato un po' il tuo faro, sì, nella tua attività politica. David. Sì, anch'io la conosco. Quando ero bambino, lei era già grande, ma io non la ricordo. Grazie. Questa è una cosa terribile. Io guarda, cioè, fossi lei, io non ti risponderei nemmeno. No, è vero, ma non era. Però, io la conosco che faceva politica, io ero un bambino e lei era già una dirigente. Non volevo, non ho detto. Se no, purtroppo il tempo passa anche per me, anche per te. Purtroppo. Quindi, poi oggi con Facebook siamo tutti, si sa anche le date di nascita, quindi non è che ci va tanto. C'è chi le camuffa. Allora, comunque, tornando insomma al personaggio di questa settimana, in questo momento non c'è una carica, no, politica vera e propria che lei ricopre, ovviamente penso e presumo faccia sempre parte del direttivo del Partito Democratico. Sì, dunque, io ho finita l'esperienza parlamentare che si è chiusa, diciamo così, nonostante che il partito avesse proposto la mia candidatura all'unanimità, poi è finita in qualche modo in quella famosa notte in cui le liste sono state fatte e disfatte, purtroppo lasciando Arezzo anche senza un parlamentare. Insomma, sì. Qui devo dire che tolta me, quantomeno, doveva esserci un aiuto in più rispetto a Donati. Questo lo dico in modo molto chiaro perché davvero è la prima volta che Arezzo non ha un parlamentare, diciamo così, del centro-sinistra del PD. Comunque io in questo momento sono presidente dell'assemblea del PD, l'assemblea provinciale, quindi è un incarico importante perché l'assemblea provinciale è il massimo organismo dirigente, quello attraverso il quale per esempio si nominano la direzione provinciale e così via. Io sono tornata al lavoro, ci tengo a dirlo in modo molto chiaro perché si collega anche alla valutazione che facevi prima sulla mia passione per le politiche sociali, che poi vuol dire mettere al centro la propria attività della propria azione quotidiana e politica la vita delle persone e i bisogni delle persone, insomma, quindi l'inclusione e l'aiuto a non solo l'aiuto ai più deboli, ma sostanzialmente pensare a una società nella quale tutti possano sentirsi a proprio agio, insomma, non è soltanto gli ultimi, perché sembra altrimenti sia una politica o scelte fatte soltanto per chi sta male, invece è proprio un modo di pensare alla società come qualcosa di inclusivo in cui ognuno possa trovare il proprio benessere, il proprio agio. Io sono tornata a lavorare in prefettura, sono un assistente sociale, quindi forse anche questo è un po' il leitmotiv della mia vita. E mi occupo in questo momento di tossicodipendenza, che è un tema, lo dico, tra i tanti che sono sottaciuti da questo governo, ma in generale purtroppo anche dalle politiche istituzionali locali, perché è una grande emergenza, non se ne parla, però anche ad Arezzo c'è una emergenza enorme che riguarda tutte le fasce della popolazione, ma sostanzialmente la mia preoccupazione riguarda i minori, perché arrivano sempre più in prefettura. In prefettura arrivano le persone che vengono trovate in possesso di sostanza stupefacente. Ci sono tanti minorenni che, diciamo così, usano già eroina, usano cocaina, perché non è più il tempo nel quale si cominciava con una canna, eccetera, ma insomma si passa direttamente a quello. E io penso che questo sia invece una grande emergenza. Naturalmente ho parlato dei minori perché è la cosa più drammatica, ma però c'è una sottovalutazione enorme di quello che significa un uso e un abuso di sostanze stupefacenti, che tra l'altro, essendo oggi sempre più chimiche, sono anche ad alto rischio, diciamo così, di overdose. I dati voi li avete, sapete quanti nel corso degli ultimi anni sono le persone curate per overdose, oppure questo mix alcol e droghe, quanto porta appunto ad avere ricoveri ospedalieri in precoma etilico, eccetera. Insomma, un disagio giovanile che spesso noi sottolineiamo anche con i nostri servizi. Forse noi vediamo il rovescio della medaglia, no? Anche i vari arresti al Pionte. Diciamo, insomma, che la politica, però non pensiamo al fatto che la politica, se c'è uno spaccio, c'è politica, chi la consuma. La politica retina, diciamo che questo è stato un po' il cavallo di battaglia della destra, quindi oltre che aggredire, quindi anche il razzismo nei confronti del nero, che poi viene identificato come lo spacciatore, quindi viene concentrato tutto, poi dimmi se sbaglio, Donella,
viene concentrato tutto sulla lotta allo spacciatore, al disgraziato che praticamente che per guadagnare 10 euro si presta a vendere le dosi e non ci si preoccupa invece di chi consuma, che forse quello è il problema grave, che non si fanno più delle politiche anche di prevenzione e di assistenza, perché io conosco situazioni di famiglie che hanno figli che sono finiti nella droga e mi sembra che non l'aiuti nessuno, o sbaglio? Beh, vanno giocate insieme le partite, nel senso che c'è da una parte la battaglia che deve essere internazionale, perché il grande commercio delle droghe è ormai uno degli affari più grandi della malavita organizzata, insomma, sostanzialmente. Viene prima del commercio delle armi e così via. Poi è chiaro che c'è e ci deve essere anche per quello che riguarda a livello locale, quindi anche a livello nazionale, un'attenzione forte, come del resto c'è, e qui davvero vanno ringraziate le forze dell'ordine per il lavoro importante che fanno di repressione. Chi spaccia non è un disgraziato, è uno che spaccia. Il disgraziato, come dire, è colui, cioè il disgraziato, c'è una catena di tra virgolette disgraziati. Quindi ok, benissimo le forze dell'ordine, il tema è capire e aiutare sostanzialmente a pensare se stessi e la propria vita come qualcosa che non ha bisogno per star bene, per essere felici, per sentirsi sicuri, no? Ecco, ma viene non fatto, c'è bisogno di sostanza. Io mi ricordo qualche anno fa nelle scuole veniva fatto molto di più. Parliamo del nostro territorio, noi abbiamo un CERT a livello provinciale, poi il responsabile dottor Becattini, che è responsabile anche del CERT dell'area vasta, che sta facendo un lavoro enorme, grandissimo, però non bastano che i servizi funzionino bene, tra l'altro sono servizi ai quali dovremmo dedicare un po' più di attenzione, perché si parla sempre e giustamente della mancanza di personale in ospedale, ma anche in questi servizi c'è una carenza di personale enorme, molto quindi carente. Lo dico in modo molto chiaro, serve che la politica aretina si concentri anche su questo. Io non ho mai sentito anche il nostro sindaco, che pure di sanità dice molte cose, intervenire su una cosa di questo tipo qui, però è ovvio che pur avendo un servizio, un dirigente particolarmente bravo, il punto è tutto quello che sta prima, cioè è lavorare da una parte sulla riduzione del rischio, insomma sostanzialmente le esperienze fatte negli anni 70-80 erano esperienze importanti. Oggi questa roba della tossicodipendenza è sottaciuta, cioè sembra che non sia un problema, forse perché, la dico così, una parte anche del mondo adulto la usa e quindi è diventato quasi come normale. Invece questo è un tema particolarmente complesso. Ripeto, la sfida è prima di tutto culturale, come sempre, per cui io sto pensando ai ragazzi e alle ragazze, agli uomini, anche alle donne che vengono a colloqui con me, perché insomma la competenza della prefettura è diciamo così, incontrare le persone che vengono convocate per capire qual è la situazione. Poi naturalmente a seconda della situazione ci può essere sostanzialmente la sanzione amministrativa che riguarda sospensione patente, passaporto e così via, ma anche un avvio, un approccio con il CERT. Il punto è capire culturalmente perché le persone oggi, per star bene, per essere in grado, come dire, mi dicono i ragazzi, io sono timido o sono timida, vado in discoteca, beh insomma se mi faccio anche solo una canna mi sento più sicuro, mi sento più rilassato. E io mi domando, ma a te cosa ti manca? Pensaci bene, cosa ti manca per essere capace di rilassarti, star bene, godere, avere buoni rapporti sessuali, ridere con gli amici? Che cosa ti manca? Ecco, di fronte a questa domanda c'è sempre, come dire, un momento nel quale la persona è spiazzata, forse perché non ci ha mai pensato, forse perché si vive in un mondo nel quale l'indicazione di seguire le scorciatoie rispetto ai problemi è una strada abbastanza seguita, non dico indicata, però è una strada abbastanza seguita da tutti. Quanti però di coloro che vengono segnalati dalla prefettura poi riescono a incanalarsi in un percorso però di recupero, quindi con il CERD, oggi si chiama CERD, no? Sì. O comunque sia, insomma, con strutture magari anche private, perché non c'è soltanto il pubblico, però quanti, cioè, c'è una stima di quanti? Beh, ci sono casistiche, ma diciamo che c'è un osservatorio che dati precisi non ce ne sono, perché insomma devo dire che su questo abbiamo ragionato e stiamo ragionando anche sul poter avere in qualche modo una raccolta dati che possa permettere di più, di avere, come dire, in qualche modo dati certi, anche se ci sono situazioni che sicuramente sono come dire, già dopo il colloquio, insomma ti rendi conto vedendo anche il corso degli anni che non vengono per esempio più trovati in possesso di sostanze stupefacenti, è che però è difficile valutare, no? Perché tu magari vai a programma, vai al CERT indipendentemente dal colloquio in
prefettura, dopodiché ci sono recidive, dopodiché ci sono persone che non ne fanno più uso, la casistica è enorme, però ora al di là della casistica, ripeto, io lancio proprio, approfitto di questa occasione che mi avete offerto per dire a tutti, per dirlo ai partiti, per dirlo alle istituzioni, per dirlo a tutti, attenzione perché questa è una priorità, ogni tanto c'è qualcosa che esce sul giornale, ma da qui a farla diventare una consapevolezza è qualcosa di complicato, lontani. Siamo lontani. Sì, sulla mancanza di personale, ora immagino anche il ruolo insomma che Donella ha sia stata piuttosto, però insomma io so di veramente una carenza importante da quel punto di vista, quindi voglio dire se non hai come dire, le armi per combattere è un po' difficile. Certo, ma questo vale, ripeto, in generale perché l'errore fatto nel corso degli anni è di non aver sbloccato il turnover per l'assunzione del personale della sanità. Lo dice una che in commissione sanità di cui facevo parte abbiamo più volte provato a vincere questa battaglia. Il punto è che un po' in tutti i servizi, quindi la carenza di personale è ovunque, non c'è bisogno di ridirlo, ma nei servizi territoriali in qualche modo ancora di più. Sì. La dico così, insomma, anche quello è un tema culturale. Quando se un sindaco fa una battaglia sull'ospedale è subito visibile, se un sindaco, un amministratore o d'altro fa una battaglia su un servizio territoriale è già più difficile perché quello non si vede, è qualcosa che appartiene, sto pensando al tema della salute mentale che è un'altra grande emergenza sostanzialmente, sì. No? Che, perché il disagio è fortemente in aumento in tutte le fasce della popolazione, quindi cioè, se vogliamo evitare che ci sia un futuro di ulteriore complicazione e disagio delle persone, è ovvio che dovresti invece interessarti e lavorare, non dico di averlo come obiettivo centrale, ma di averlo al pari degli altri obiettivi. Ok, assolutamente sì l'ospedale, ok dipartimenti importanti con tutti, insomma, chirurgia eccetera, ma altrettanto importante che si occupano il territorio di questo, anche perché quel disagio sociale di cui dicevo spesso ha a che fare con la rottura, diciamo così, di un rapporto che invece dovrebbe essere fluido tra, e parlo di sanità, di integrazione sociosanitaria, no? Faccio l'esempio, poi chiudo, se una persona anziana è in difficoltà economiche, quindi magari è un sussidio del comune, chi la segue? La segue l'assistenza sociale del comune. Se poi quella persona anziana casca, si rompe il femore, va all'ospedale, chi la segue? La segue l'assistenza sociale dell'ospedale. Ora, quando ero vice sindaco io avevamo inventato e costruito un servizio integrato in cui non c'era più il cittadino che faceva da collettore, ma era proprio il servizio, erano le due istituzioni che si collegavano. Mi risulta che questo sia stato anche da questa amministrazione comunale, non dico cancellato, ma in qualche modo reso meno forte. Ed è un grande errore, perché occuparsi di politica sociale... non costava di più, assolutamente no, perché le persone erano le stesse, solo che tu avevi mischiato, diciamo così, il personale del comune della ASL, per cui c'era un responsabile, che ne so, dei minori, c'è un altro responsabile dell'handicap, un altro degli anziani, indipendentemente che fossero e questo si creava fluidità. Senti, allora io direi, è un argomento Basta. Molto interessante, però vuoi parlare del PD? Abbiamo chiamato, io proprio perché te come dirigente storica, provieni dalla sinistra, non te ne vergogni credo di dirlo, no? Assolutamente no. E quindi dirigente ad alto livello di quelli del Partito Democratico, quindi anche tuttora hai detto sei il presidente del Consiglio Provinciale. Dell'Assemblea Provinciale, va bene. Sarebbe stato meglio essere anche presidente del Consiglio Provinciale, vuol dire che noi avevamo perso la provincia, ma insomma. Va bene. Questo, comunque, mettiamola così. Va bene, sì. E ecco, allora io volevo andare sui fatti di questi giorni, la vicenda Lotti, CSM, e ecco, ci vuoi dire cosa ne pensi te da persona di sinistra, che, insomma, di questo partito che si potrà dire è sempre stato fatto, ma ora è venuto fuori, ora lo sappiamo, abbiamo la certezza quindi che queste persone... quindi questi politici, ex ministri del PD appartenenti all'area renziana si incontravano con dei magistrati, parlavano di nomine, oltretutto sembra, si parla sempre al condizionale, ma insomma nomine nelle procure, ad esempio Roma, dove Lotti ha indagato. Quindi ecco, vorrei sapere te, Donella Mattesini, cosa ci dici? Poi anche l'atteggiamento di Zigaretti, se condividi che è stato inerte, che praticamente, oppure come l'avresti affrontata te questa questione?
Allora, la memoria è una cosa particolarmente importante. Purtroppo, come dire, in Italia la memoria fa difetto, per cui tu dici questa cosa è scoppiata ora, in realtà il tema di un rapporto non sano tra politica e magistratura, come dire, viene da tempi lontani, insomma, non nasce ora con Lotti, insomma. Sì, però detto, la sinistra, detto, lui dice all'interno, se non sì, la sinistra, il PD, per esempio, non voglio, paladino della Costituzione, sempre la Costituzione, insomma, separa i poteri, poi dopo, ok? Sì, sì, no, io non voglio sfuggire alla domanda, per cui dico, però premesso che, perché sembra che questa cosa sia nata oggi, purtroppo, come dire, è un vizio che viene, un brutto vizio, una brutta abitudine ed una cosa anche, come dire, pericolosa per la nostra democrazia, perché la separazione dei poteri è una cosa fondamentale che riguarda il buon funzionamento dello Stato. E soprattutto, diciamo, sì, per la sicurezza anche dei cittadini. Sicuramente il PD su questa cosa non è stato un bel regalo, mettiamola così, per cui tu dici la paga. Francamente è vero che molte persone dicono: e ora cosa fa il PD? O cosa ha fatto il PD? Io vi dico che la reazione di Zingaretti è una reazione, cioè il come Zingaretti si è comportato lo disegna come un dirigente, nel senso che lui ha detto in modo molto chiaro: il PD, premesso che non c'è un reato in quanto tale, lui ha detto il PD però non ha dato incarico a nessuno, quindi è il comportamento di un singolo che va in qualche modo, che è al centro dell'attenzione. Infatti erano due, insomma. Erano due, sì, insomma, di due singoli, però non è che il PD in quanto tale è coinvolto. Dopodiché vi dico che per quanto riguarda me, pur essendo una garantista, nel senso che assolutamente sì, però esiste, io sono nata col PC, sono nata con Berlinguer, la mia prima esperienza è stata in FIGC, per me Berlinguer è stato il dirigente dei dirigenti e una delle pagine più belle della sua stagione da segretario è quando lui ha parlato in quell'intervista con Scalfari di questione orale, quando ha parlato della occupazione dei partiti delle istituzioni. Quindi per me la questione morale è una questione importante, al di là quindi del fatto che fin tanto che non sei condannato non è non è un reato sicuramente, no, non è un reato. Per ora non io c'è nessun dico, però eticamente vuol dire sto PD ho citato Berlinguer, no se tu che non mi fai parlare quindi sì, mi vuoi interpretare. Io stavo dicendo e ho parlato di Berlinguer, di questione morale, per dire che c'è una questione che non ha a che fare con i reati, ha a che fare con l'opportunità politica, per cui io questa cosa non l'avrei mai fatta e penso che sia stato un errore, non è proprio aver giocato quel ruolo. Sì, che ma magari te personalmente la condanni? Sì, ho già detto. Okay. No, ho già detto. No, no, perché cioè non è la condanna. Io vedo non anche, è che metto le... ho visto tu no, diversi dirigenti. Guarda, no, del non PD. È, no, però non è vero, perché la direzione... Ora, io non lo dici te, ma perché ancora, secondo me, Renziani all'interno di questo partito hanno forza notevole. Nessuno li vuole attaccare o scontentare, perché poi parliamoci chiari, Lotti e l'altro sono a pieno titolo nell'area renziana, ma diciamo, parte del cerchio magico, scusa, e in più Lotti si è sempre occupato delle questioni della giustizia. Però scusa, attenzione, perché ora è così facile dire, ma dovevi dire sì o no? Zingaretti ha detto in modo molto chiaro, non è un reato, ma non l'ha fatto per conto del PD. Zanda gli ha chiesto le dimissioni e lui si è... come per chi conto chi l'ha fatto? Per conto proprio. Se non l'ha fatto per conto, l'ha fatto per conto proprio, con propria libertà personale. No, detta così, dopodiché sembrerebbe però, quasi che lavorava per qualche altro partito, allora no, sarebbe ancora più grave. Comunque, diciamo che può essere, vabbè, insomma, fammi finire, perché tu poi mi interrompi le situazioni, mi fai dire cose che io non ho detto, perché se, non solo perché mi porti fuori ragionamento, ma perché mi interrompi, però tu mi devi far dire le cose fino in fondo, altrimenti sì, dille. Mi fai dire, cioè gli altri, chi ascolta pensa che io ho detto una cosa diversa da quello che vuol dire, quindi c'è una questione di opportunità politica, quindi quella roba anche non andava fatta, e di etica, opportunità politica ed etica, ti ho parlato di scritto, ho parlato di moralità, se ho parlato di moralità, è difficile capire, ho parlato di moralità, sono partita da Berlinguer quando appunto le ha detto no all'occupazione dello Stato da parte dei partiti, e in questo caso si parla di un pezzo di Stato come la magistratura, per cui se è normale laddove ci sono come quando il Parlamento elegge alcuni magistrati, che naturalmente per avere il voto devi poter interloquire e così via, quella è una roba diversa da quella che è successa, quindi io non l'avrei mai fatto. Dopodiché ripeto, per me spero che Lotti, come dire, se ci sono questioni di altro tipo andranno avanti con la magistratura, dal punto di vista dell'etica politica e della moralità, che sono la stessa roba, io non ho apprezzato.
No, io aggiungo solo che dobbiamo fermare. Sì, no, che il PD c'ha un codice etico, c'ha i probiviri, e credo che qui è stato evidentemente violato il codice etico, perché nel codice etico c'è scritto che il PD è... Tu hai ascoltato, prima, hai ascoltato parecchio Marco Travaglio? No, no, c'è scritto... Sì, ieri sera, pari pari. Anche ieri l'ha detto, sì, ma non l'ha detto solo lui, è scritto anche su molti giornali, comunque la separazione dei poteri, e quindi qui evidentemente la separazione dei poteri, e quindi forse era opportuno. Io questo lo dico, te lo sai, io sono di sinistra, una persona che viene da sinistra, ma se la sinistra non ritrova il coraggio di dire le cose che come vanno dette, perché qui ci si confronta, la sinistra deve rendersi conto che si confronta con una destra che le cose, oltre che fare la politica fattiva, quindi sui fatti, senza idee, che io non condivido, perché secondo me ci devono essere anche le idee, e è giusto anche argomentare, avere delle idee e degli ideali, però bisogna essere anche concreti. Qui è stato preso con la marmellata, condito nella marmellata. Però Davide, tu confondi, perché poi lo capisco e rispetto le tue opinioni, però tu confondi e non, il giustizialismo con il fatto che un segretario nazionale ha detto non l'hai fatto per conto del PD. Sì, ma ho visto e, la reazione dire, che c'è stato. Lui è stato buono, è stato zitto, questi si sono anche lamentati. Cioè, vedi, ma tu sarei entrato con i piedi, scusa se te lo dico. Qualcuno sarà anche lamentato, ma voglio dire, si è autosospeso, che è una roba un po' strana, ma si è autosospeso dal PD. Gli è stato chiesto, il segretario ha detto in modo molto chiaro che il PD non c'entra, questa è una scelta che non puoi dire... hanno fatto tanto per fare, è una cosa importante, dopodiché ovviamente ognuno dal punto di vista penale risponderà, dal punto di vista, diciamo così, etico io la penso esattamente come stavi dicendo tu, nel senso è proprio inopportuno, politicamente, eticamente no, perché noi abbiamo bisogno oggi di rimettere, di ridare anima alla politica. Io non dico, non rimpiango, non sono una che rimpiange il passato, però sono cresciuta negli anni in cui, come dire, sono dato il PC, cioè, un sacco di tempo. Ci dobbiamo fermare. Sì, ma questa è casta, cioè il cittadino comune, cioè voglio dire, uno che ha un processo, se va a scegliere, che interferisce per scegliersi pubblico ministero, andranno... cosa deve dire il cittadino? Questo lo dici comune? Te e adesso Davide. Andiamo in pubblicità. Allora, durante la pubblicità continua la discussione, vuoi la sapere, Donella? Dicevo che David confonde il giustizialismo con la trasparenza, perché i processi, se qualcuno, come dire, la magistratura farà il suo percorso, d'accordo? Quindi se sono stati compiuti reati le persone verranno condannate, ma non si fanno i giudizi come dire, qui. Sì, Donella, qui che non c'è rilevanza penale è stato detto fin da subito. E allora, se non c'è rilevanza penale, e se non c'è rilevanza penale, politica o di etica politica. Te l'ho detto otto su volte. Questo se mi tu pare vuoi, che sia stata molto chiara. No, ma lei mi fa la domanda, ma io ho visto... Nessuno ha detto no, che tu nell'atteggiamento tu vorresti di Lotti che tu dicessi... cioè, è stato detto da tutti che per il momento non è rilevante penalmente, perché lui si incontrava con questi magistrati. Appunto. Ok? E parlavano c'è di nomine alle varie procure. Scusa, ma c'è stato un segretario nazionale, non solo lui, che ha preso le distanze dicendo il PD non c'entra, che doveva fare? Prendere Lotti e buttarla da qualche parte? Sarà, come dire, il percorso, lui si è autosospeso, quindi il partito in qualche modo si è assunto anche la responsabilità, diciamo così, di non compromettere in qualche modo il PD, perché la roba era sua, come di Cosimo Ferri. Un segretario nazionale, e ieri la direzione nazionale ha, come dire, confermato presso le distanze, che, sì, però, che, Donella, che volete? Ma non condividi che è un regalo? No, non condivido, condivido l'idea un movimento che le cose come il Movimento fanno... 5 Stelle, che è in agonia, un'operazione, una vicenda come questa... Ma che cosa avrebbe dovuto fare, secondo te, Zingari? Ma secondo me, molto semplicemente, pretendere che si dimettesse da onorevole, non perché autosospeso da che una carica, quindi, cioè, voglio dire, alla tessera lui non gliela revoca, oppure gli revochi anche la tessera e lo butti fuori dal gruppo. Ecco, se una cosa succedesse, lei è presidente dell'assemblea del PD, no? Se questa, trasliamola un attimo sulla scena aretina, no? No, ovviamente. No, ma non c'è il CSM all'interno, adesso, all'interno di un partito, ecco, un leader politico può fare questo, sì, tipo di atti? Certo che è possibile. Come è possibile buttare fuori un deputato dal gruppo, se non lo volete più nel gruppo? Si può fare. Ma non è che la mattina tanzi lo fa. Intanto c'è una risposta che è la più importante ancora di questa, che è quella di dire il partito non c'entra, non solo di dire, ma di dire che il partito non c'entra. L'ha confermato anche, come dire, lo stesso Lotti, assumendosi la responsabilità, per cui poi dopo, se tutto questo avverrà o non avverrà, sì, per però me questa punto affermazione mi sembra molto grave, perché allora io supererei superiamo, ma sarebbe importante capire per chi lavorava.
Allora, lui l'ha anche spiegato. Non lo so io. Lui l'ha anche spiegato, cioè vabbè, non per chi lavorava, lui ha anche spiegato il suo punto di vista, poi può non essere condiviso anche da me, per esempio, però lui l'ha spiegato, nel senso, vabbè, ha detto, eravamo lì, io, ripeto, è un comportamento che non condivido, anche se naturalmente fa parte in alcuni momenti di quello che era il suo esercizio di essere, come dire, alla presidenza del Consiglio dei Ministri, no? Per cui tenere relazioni, eccetera. Certo, va che bene, quella camera d'albergo... Mi fai fare un'altra domanda, voglio mettere sempre in difficoltà la Donella, no, ma in senso buono, io la voglio... Alla fine. No, tu non vuoi mettere in difficoltà me, tu vuoi avere ragione te, vuoi darti ragione, che è una roba, che è una roba diversa. E su questo... Ecco. No, allora ti chiedo, Donella, è già 5 giorni che c'è la Sea-Watch con 43 persone davanti a Lampedusa. Anche qui, te hai detto, io lo so che sei una persona sensibile a questo tema, ma non sarebbe opportuno che Zingaretti, tutti i deputati del PD, andessero lì davanti a urlare? Anzi, io ci manderei Lotti, proprio Lotti, gli direi, te ora vieni, te e tutto il tuo cerchio mangio, vieni a Lampedusa in un barchino, andiamo... Senti Davide, i parlamentari del PD... E non solo loro, già nelle altre situazioni, non solo sono andati lì a urlare, ma sono saliti nelle barche, eccetera. Ma questa va, 5 giorni, eccetera. Sono lì in questo limbo. Ma ti sembra normale che non dica niente a nessuno della sinistra? Ma ti rispondo in un altro modo. Ti sembra normale che il nostro vice ministro... No, io non condivido nulla di quello che fa lui. Lo sai, io qui dentro, se te mi ascolti... Però sei incredibile, nel senso, posso finire? Perché se non, cioè, mi fai le domande e poi non mi fa rispondere, quindi dimmelo. Ma io do per scontato che te ci guardi e sai quello che dico io della Lega, di Salvini, quello che... Io non condivido nulla. Io posso anche saperlo, ma tu non sai quello che dico. Dimmi, io, quindi dai, fammi parlare. Allora, ti sembra normale che un presidente, come un vicepresidente del Consiglio, nonché ministro degli Interni, che non sia mai andato in questa legislatura da ministro agli appuntamenti europei per quanto riguarda l'immigrazione, ha sempre mandato, come dire, un sottosegretario. Non è normale, allora, per niente. E sai cosa non è normale? Io la cosa... Ma sai qual è il problema? Che la gente lo vota. Fammi finire. Ma perché la gente, per esempio, gli va, e non solo per questo, la gente gli ha detto in modo molto chiaro che Salvini ha tutto l'interesse che il tema dell'immigrazione continui. Perché se per caso si risolve, come si sarebbe potuto risolvere con la sua presenza diverse, proposte diverse del governo anche in Europa, per esempio lavorando davvero perché possa essere modificato l'accordo di Dublino, che è quello sottoscritto da Berlusconi al momento in cui c'era anche la Lega al governo, quello che prevede appunto il fatto che là dove arrivi, in quel paese che arrivi, è il paese nel quale devi rimanere. Noi abbiamo a suo tempo votato contro e abbiamo detto in modo molto chiaro, c'era adesso l'occasione per poterlo rivedere, quindi dire che chi sbarcava in Europa e ci sarebbe stato automaticamente, come dire, l'assegnazione ai vari paesi europei. Lui ha votato contro e hanno votato contro questa cosa anche tutti quei paesi tipo Ungheria, eccetera, che sono il riferimento politico di Salvini. Se finisce questa cosa di immigrazione, gli finisce il giochino, tanto per essere chiari. Se la sinistra come è assente, lui continua a fare il suo comodo. La sinistra non è assente, la sinistra in questo momento... La sinistra, non l'avverto sta presenza. Tu non l'avverti. Io da dentro il PD ti dico che dopo quella scoppola presa con il referendum, dopo un partito che era impicchiata, diciamo così, forte, in questo momento, grazie all'azione di Zingaretti, che tiene insieme... quello che era lo spirito originale del PD, perché ieri non è che ha fatto un'operazione della serie pacche sulle spalle, ha detto in modo molto chiaro, c'è stata una discussione molto, molto, molto serrata, molto schietta anche in direzione nazionale, con l'obiettivo di dire impariamo a stare insieme, impariamo a stare insieme per le cose che si condividono, su quelle che non si condividono ci ragioneremo, ma questa cultura tipica dell'estrema sinistra, nonché di qualcun altro, per cui bisogna sempre partire dalle cose che ci dividono, non arrivi mai a fare un punto di sintesi. In questo momento il PD, non ha naturalmente, è in ripresa, si è aperta una nuova stagione. I sondaggi ci dicono anche che in parte ci premiano, è sufficiente? No, non è sufficiente, però è una ripresa, anche allora, a livello aretino, perché ecco, la ripresa deve essere fatta, ti anticipo, io mi faccio la domanda, questa ripresa nazionale è importante calarla poi anche nei territori. Io penso e credo, sono convinta Cortona, penso che grazie, sì, adesso la sfida è quella del Comune di Arezzo, penso che noi proprio con questa idea di un partito che ritrovi le ragioni dello stare insieme, che è la e quindi un partito unito, che non vuol dire non discutere, perché in passato semplicemente la discussione era rappresentata come divisione, la discussione è una cosa sana, perché ognuno può esprimere quello che pensa e poi la capacità deve essere di ascoltarsi e fare una sintesi. Questa capacità del PD
di ritrovare un percorso unitario vero, e Zingaretti è un vero leader, diversamente da come qualcuno l'ha dipinto, deve essere portato avanti anche nei territori. È la precondizione anche ad Arezzo per poter far sì che questa, come dire, ciò che deve essere in qualche modo una aggregazione di centro-sinistra, questo campo largo anche ad Arezzo, insomma, che non parla soltanto alla politica, parla al mondo associativo, parla anche alle singole persone, è la precondizione per dover, poter e dover riprendere questa amministrazione comunale. Potresti essere uno dei potenziali candidati per Arezzo? Me lo chiedono in tanti, ma no. Ma è proprio no, secco? Sì. Sicuro? Sì. Come mai, se posso? Ma perché ci sono delle fasi nella vita nelle quali a me piace amministrare, è stata una delle esperienze più belle che ho fatto sia in provincia che in comune, però penso che in questo momento c'è bisogno anche di un percorso che possa, come dire, incrociare e dare spazio e possibilità anche ad altre persone. Questa è una città che ha grandi esperienze personali, sia sul piano politico che sul piano magari di persone che non hanno esperienze partitiche, ma che hanno tanta, tanta competenza, quindi io penso che ci possa essere... e ci debba essere un gran buon lavoro, però il lavoro prima di individuare la persona, perché si continua ancora a dire ma chi potrebbe fare il sindaco, questo giochino, no? Del totonomi, io penso che invece bisogna ripartire dalla capacità di ascoltare le persone, di costruire, come dire, il futuro di Arezzo, le cose, le priorità per Arezzo insieme alle persone, una grande fase di ascolto in cui ognuno possa sentire che il suo bisogno, la sua idea possa diventare un pezzo di questo campo largo, insomma, del centro-sinistra, e diventare quindi impegni precisi per quello che riguarda il futuro di questa città. No, è che di là le idee sono abbastanza chiare, insomma, quindi c'è un probabile Alessandro Ghinelli da affrontare, quindi anche se non andrà, sì, però, in Regione Toscana. No, questo è vero, c'è un sindaco che ha annunciato la sua candidatura, però c'è anche un'amministrazione comunale che devo dire fa quella tutte le parti, insomma, abbiamo visto anche la cosa di cui mi occupo di più, insomma, a parte questa roba ieri dell'urbanistica, questo modo per cui quando si sente un po' troppo padroni poi si fanno anche quelle gaffe, si fanno male anche le cose, tra l'altro una roba come quella della Nord ancora una volta non discussa non solo con nessuno dentro al Consiglio Comunale, non solo discussa con nessuno, e parlo degli ordini professionali, ma neanche interloquita con le persone che in quel territorio vivono. Ma sto pensando alle politiche sociali, cioè questa è un'amministrazione comunale che mette teoricamente al centro la famiglia, ma io ricordo che tra i tanti servizi importanti per le famiglie, uno di quelli che è stato cancellato con la promessa che poi sarebbe stato riaperto è lo spazio famiglia, che è uno spazio per quelle famiglie che sono in quelle fasi più complicate, parlo in questo caso delle separazioni piuttosto che degli affidi, di quelle che sono le difficoltà, uno spazio sospeso mai più riaperto. Sto pensando alla questione dell'organizzazione dei servizi per l'infanzia, anche lì sì, adesso si fanno un po' di assunzioni per quanto riguarda il personale, quindi il personale interno, ma d'altra parte tutti quei soldi, la dico così, da una parte risparmiati, e quei soldi che anche il Comune di Arezzo ha avuto grazie alla legge della buona scuola fatta dall'allora ministra Fedeli, che porta tutti gli anni centinaia di migliaia di euro tramite le regioni al Comune, che fine hanno fatto? Ok, i bambini ne nascono di meno, ma non è che se nascono di meno devi cancellare i servizi, li puoi rimodulare. Lo dico così, tutte quelle mamme, tutti quei babbi, tutti quei bambini, quei preadolescenti che passano i pomeriggi dietro ai computer, che passano, è un tema di cui deve occuparsi il Comune? Qualcuno dirà di no, io dico di sì, perché bisogna, cioè amministrare vuol dire gestire e mettere al centro la vita delle persone. E chi deve occuparsi, se non un'amministrazione comunale, di chi cresce, di chi sono... i cittadini di oggi, ma anche quelli del futuro? Potrei parlare dell'assenso domiciliare, potrei dire anche molte altre cose. Quindi è vero che c'è un candidato, ma c'è anche una giunta, e per quanto riguarda me, come dire, e non è soltanto il mio giudizio, non dico che è tutto fatto male, però sicuramente una azione assolutamente insufficiente, dannosa anche per questa città. Faccio l'ultimo esempio. Ci sono stati mesi interi in cui i giornali locali hanno riempito le pagine di foto di buche, di cose abbandonate per le strade, eccetera. Tutte competenze, ok, saranno di qualche altro ente, no, la raccolta dei rifiuti e così via, ma
Io sto pensando anche oggi, venendo tutti i giorni quando vengo a Arezzo, facciamo un conto a Montefeltro, ci sono delle buche che se ci infili dentro ti fai male. E sono quelle buche nelle quali oggi, che è il tempo bello in questa stagione, in cui tanti ragazzini viaggiano col motorino, tu passaci la sera, ti sfido a vedere quella buca e io voglio capire se le ricopriranno oppure se aspettano che sia l'ennesimo incidente della serie. Questa è un'amministrazione dei grandi proclami, ma di fatto poi non è un'azione. Ecco, di tutte le aiole delle rotatorie fiorite? Ah certo, quello è arredo urbano e va anche bene, però il punto appunto è esattamente quello che non basta sicuramente. Cose ben fatte sono, come dire, all'ingresso della città, ci passi, fanno bene alla vista, però sono un pezzettino, diciamo così, non può essere certo quello che salva un giudizio. Senti, l'ultima cosa, che siamo in chiusura. Maierissima. L'hai letto Titanic, che dichiara Geloni come Renzi ha distrutto la sinistra? No. Non hai intenzione Consigli di leggerlo? Consigli la lettura? No, ma ha chiesto se l'ho letto, no. Ti ho chiesto, ma hai intenzione di leggerlo? Non lo so, non ci ho pensato. Io ti consiglio di leggerlo. Deciderà come occupare il tempo la consiglio. come occupare il tempo libero. Allora, grazie a Donella Mattesini, insomma, grazie, spero la ritroveremo nel nostro percorso, anche perché appunto il 2020 è praticamente... Ma comunque si vede che è una politica anche è capace, che è divertente il dibattito, il confronto. Insomma, credo che l'esperienza che ha Donella, no, peccato. Purtroppo di devo dire, ci sono giovani, ma di ambo schieramenti, che non hanno questa capacità proprio di interloquire, perché noi abbiamo parlato anche di idee, di cercare giustamente, che hai le tue, eccetera. E invece oggi sono abituati a venire qui, voglio parlare dei fatti, ho fatto questo, quello, oppure non ho fatto quello. Cioè, io credo che invece bisogna parlare della politica come idea, come ideale, confrontarsi anche su questo, perché sennò diventa veramente... No, diciamo che speriamo che il prossimo candidato a sindaco del Partito Democratico, ma ne siamo certi, insomma, possa, come dire, attingere, no, da quello che di buono comunque c'è stato e dalle esperienze come quella di Donella Mattesini, dalla quale insomma c'è solo, secondo me, da imparare. Volevo fare una domanda sulle scuole, ma praticamente l'abbiamo superata con il tempo, perché poi di fatto queste tre sezioni, insomma, grazie. In questo caso la minoranza ha fatto il suo mestiere, no? Io credo che sia stato fatto forse uno dei pochi casi in cui abbiamo visto l'azione della minoranza in consiglio comunale. Comunque, insomma, queste tre sezioni non sono state chiuse e quindi, insomma, questo è la politica che ci piace, nel senso che nel confronto... È la politica fatta insieme ai cittadini. Ecco, quello che... quindi questo. Bene, grazie a Donella Mattesini, noi ci vediamo... A settembre? Si chiude stasera? Io chiuderei con Donella, che è un po' la... Prendiamo, te vai al mare, mi sembra. Esatto. Salvo che non ci sia qualche necessità per qualche fatto particolare, se no ci rivediamo a settembre. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Sera.